produzione zero del carnevale romano, mettere su un po' un'impresa da foglie, cioè costituire un comitato a giugno che lavorasse da subito all'organizzazione della riproduzione del carnevale romano in quest'anno che viene affrontato. L'abbiamo fatto, siamo andati a luglio, l'assessore Zanella ci ha visto bussare alla sua porta a luglio, ma era anche un po' così singolare, perché Roma potesse fare un gioiellaggio, era un filo sul carnevale, l'imprensa era una cosa sicuramente particolare. Ci hanno dato fiducia, abbiamo sottoscritto, anzi poi parlerà bene l'assessore Troppi, questo gioiellaggio, ma soprattutto abbiamo lavorato per più di un anno in maniera anche innovativa, e lo vedremo con un breve video, per la ricerca di fondi, in collaborazione sempre con strutture istituzionali. Io per questo ringrazio Zena, dicevo, un sistema innovativo di organizzazione di un palinsesto, quindi con anche la ricerca dei fondi, l'ho fatto grazie a Zena una ricerca di fondi privati. Ringrazio anche per il Leo Blasi che insieme a me, insieme a tutta la Zedema, ha partecipato a questa parte per andare a fare in modo che il carnevale diventasse un patrimonio comune della città. Abbiamo voluto coinvolgere tutte le istituzioni, dai teatri, alle istituzioni biblioteche, a tutte le realtà, la CEA, l'AMA, a tutte le realtà istituzionali per far vivere la festa come un movimento comunitario. È una cosa molto preziosa che il Comune di Roma valorizzi il proprio patrimonio a Palazzo Braschi, della propria biblioteca, sul carnevale romano, cioè dimostrando l'alta professionalità dei nostri tecnici e studiosi. Abbiamo il palinsesto come nota di colore, ma è importante perché siamo nel biennio di celebrazione di Gigi Zanazzo. Abbiamo un'iniziativa che si terrà all'Angelica l'8 febbraio, con qui è presente la stessa Partisana, anche con i vari discendenti a Paia e a Sabro Zanazzo. E ringrazio per l'Angelica per l'ospitalità. E abbiamo soprattutto, è stato citato il Presidente del Quinto Municipio di Maradona, e questo è un punto importante perché il palinsesto non comprenderà solo appunto una parte centrale del centro di Roma, come potrete leggere, ma ha inserito in maniera assolutamente meritevole il gran carnevale romano che da anni si tiene al Tiburtino e che porta al Tiburtino quella che è la storia, la leggenda, l'evocazione della Corsa di Tempi che è rappresentata, Carri e tante altre iniziative che saranno inserite nel palinsesto centrale in questo dialogo e abbraccio tra il centro della città e la presunta periferia che poi invece diventa cuore palpitante vista la grande partecipazione. Il Comune sarà qui presente a sostenere e a valorizzare questo aspetto. C'è poi da ringraziare il presidente Martolini e Zedema tutta per la grande collaborazione e operatività che hanno sempre dimostrato e continuano a dimostrare, oltre alla sovrintendenza che è stata già ringraziata, ma anche il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Agricoltura che, come potete vedere dai loghi, parteciperanno come parte a cavallo per quanto riguarda il Ministero della Difesa, anche con il sostegno al bilancio equestre per quanto riguarda il Ministero dell'Agricoltura, dimostrando anche qui la centralità di un palinsesto così importante come quello del carnevale romano. E infine, rispetto al mio onore, questa iniziativa nasce da una serie di impegni presi a voce e poi rispettati. Sarebbe stato onore presentare a Giorgio Lombardi, che avevamo visto e contattato in occasione della festa di San Giovanni, che l'assessore Corbi in maniera meritevole ha voluto rilanciare, e che al di là degli appassionati, mi ci metto anche io, dei fan di Angelo Lombardi, che formalmente vanno ai suoi concerti, ha riempito Piazza San Giovanni andando a riscoprire le tradizioni e le canzoni, la musica originale all'epoca dell'appunto del Piazza del San Giovanni. Oggi questa operazione culturale, che lascio a lui descrivere, viene fatta in connubio con Venezia, che ha già fatto questa operazione culturale, qui a Roma, che credo sia un dato importante perché non è effimero, ma è un'operazione culturale che poi rimarrà nelle nostre biblioteche, nelle nostre discoteche, con un DVD, con una pubblicazione, a dimostrazione che la tradizione è futuro e si sa reinterpretare. Io lascio la parola ora a Giorgio Lombardi, tu prima di aver detto che dopo il suo bellissimo concerto ci saranno i fuochi barocchi organizzati dalla Monet Vita, sempre con attenzione filologica, che già l'altro anno hanno meravigliato Roma e Piazza del Popolo, e quest'anno un nuovo programma, un nuovo progetto faranno ugualmente.